tutti e soprattutto il professore Rando, la professoressa Danzè, tutti coloro e tutti voi che avete avuto e che continuate ad avere nelle nostre manifestazioni, nei nostri incontri. Io avevo fatto un elenco di tutto quello che abbiamo fatto quest'anno, cioè dal 7 gennaio, quando abbiamo avuto l'idea di organizzare il concerto di Natale, fino al sabato prossimo, non fino adesso, perché sabato alle 11 ci sarà l'assessore alla cultura Vermiglio, sabato pomeriggio alle 5 ci sarà Monsignor Di Pietro che darà la benedizione a questo museo. Per cui vi preghiamo, chi ha la possibilità, sia alle 11 che alle 5, di avere una piccola rappresentanza in maniera di dimostrare che il museo non è solo, ma che è una struttura che deve continuare ed andare avanti. La questione delle radici, il professore Rando mi ha dato lo stimolo di dire in città non si sente tanto, ma nei paesi ancora di più. Purtroppo Castanea è molto vicino a Messina, perciò di radici rimangono soltanto quello degli alberi. Noi abbiamo cercato, io dico, quando dico noi tutti, Castanotti, perché il museo, sì, l'ho creato io, ma il museo adesso è di tutti, perché tutti, chi più, chi meno, chi un pezzetto, chi un ago e chi qui presente c'è e ha donato qualcosa al museo. Io posso dire anche che fra i donatori c'è qualcuno che ha donato qualche pezzo unico, qualche pezzo che non è né ripetibile né trovabile in altra sede o in un altro museo. Intanto, a conclusione del ringraziamento, ringrazio il professore Rando, la professoressa Danzè e tutti coloro che ho ringraziato prima, senza ritornare a fare nome, in quanto non è giusto fare discriminazione. Nella conclusione, di là abbiamo preparato un piccolo pasticcino, se ci vogliamo fermare dopo, dico, andiamo un minuto dall'altra parte. Chi ha voluto visitare il museo, chi non l'ha visitato può ritornare a visitarlo. Se nell'uscita ci volete lasciare il vostro autografo, ce lo lasciate. Vi ringraziamo per la presenza e vi invitiamo a tutte le manifestazioni, comunque a tutti gli eventi, soprattutto ai poeti, ai giornalisti e ai curiosi. Sono tre categorie che, bene o male, poeti, giornalisti e curiosi, sono tutti curiosi. Che il giornalismo non può essere, se non sbaglio, scusatemi giornalisti, se non è curiosità non è giornalismo, giusto? Perciò i curiosi sono curiosi senza essere giornalisti, i giornalisti sono doppi curiosi, perché è comunque meno male che ci sono, quantomeno uscendo da qui sicuramente domani qualcuno scriverà bene o male, ma scriverà. Io non voglio ripetere il detto di un tizio che non ho mai amato, ma diceva: lasciate che parlino di me, o bene o male, basta che sia male. Grazie a tutti. Voglio dire che io scrivo di tanto in tanto articoletti su messinaweb.eu. Se avete voglia di se leggere qualche articoletto mio, qui ne ho portato alcuni, uno sul Nobel della letteratura 2016, dove dico che non mi sono strappato i capelli perché hanno dato il premio Nobel a Bob Dylan, che era un mio autore quando ero ragazzo. E c'è un discorso sul canone alto o basso della poesia. Oppure questa Messina, capitale della mediocrazia, mediocrité.
apprezzato molto Sambuca, professore Rando. Non so oppure in Italia, dopo il referendum, Sambuca. Quelli che hanno votato no, mi uccideranno. Però ci sono alcuni articoletti miei che forse si potrebbe, che hanno, voglio dire che sono articoletti che giornalisticamente dovrebbero essere gradevoli, perché a me piace la scrittura giornalistica e quindi credo che sarei stato, che l'università mi ha rovinato. Mi vorrei richiamare l'attenzione su Sambuca, perché Sambuca ha raggiunto 65.000, ma è una cosa pazzesca, è una cosa che non capisco, che poi è quello che ha fatto con me, straordinario, ma veramente incredibile. Ma forse dipenderà soprattutto dal fatto che su Sambuca è stato nominato il primo borgo d'Italia, e quindi da tutta Italia magari lo leggono. Ma addirittura un articolo di questi che ho pubblicato là, cosa quasi incredibile, a proposito del referendum, prima del referendum, il 3 ottobre, avevo pubblicato un articoletto dove mi confessavo apertamente. Mi ha risposto, se fossi non abbiamo, mi ha risposto addirittura Renzi. Mi dici, caro professore, la ringrazio soprattutto per avermi dato ragione con Zagrebeschi. Ma come ha fatto? Ma poi come è arrivato questo articolo da Messina Verde? Lascia pensare, sì. Lascia pensare questo. Forse la cosa vedere io. Ci sono i lettori dei vari politici. Però qualcuno, qualche giorno, io temo che qualcuno mi faccia un attentato, perché io in politica sono molto esplicito. Non dico mai una parola buona per i fascisti o per i comunisti. Immagino che uno che è fascista o che è comunista mi guarda con l'occhio storto, se può farmi un torto che lo fa. Comunque io scrivo in maniera molto esplicita, come cerco di fare sempre nella vita. E ora questi articoletti li trovate su, ripeto, messinaweb.eu. Poi ho pure un blog che si chiama giuseperando.it. Su questo blog scrivo e mi diverto. Poi mi hanno costretto a fare questa ultima cosa che, come si chiama? Facebook. Però non ho scritto è impegnato, perché non ho tempo. Prima che ve ne andate, professore Rando accennava alla mia richiesta dei 20 volumi come questo, ma per cattiva interpretazione questi volumi non sono arrivati. Chiunque volesse averli può recarsi qui nei giorni che vuole, fare la prenotazione quando arrivano, li ha ordinati quando arrivano e li venderà con lo sconto del 30%. Non li vendiamo. In un'altra occasione io ho detto, siccome quella signora ci ha dato 20 volumi gratis a noi come ricompensa dei locali che abbiamo offerto, io ho raccolto allora 120 euro e mi ero promesso di versarli all'Associazione Nazionale del Cancro la volta scorsa. È capitata l'occasione che c'erano ancora le suore qui a Castanea e abbiamo fatto dei pacchi regalo per Natale a beneficio delle famiglie che, come dicevano una volta, chi non conosce il dialetto glielo dico io, si chiamavano i facci mucciati, cioè coloro che avevano bisogno e si vergognavano di essere visti. Così faremo adesso. Il prezzo del volume imposto è 20 euro, a noi ce lo danno col 30% di sconto, il guadagno lo verseremo per beneficenza, perciò chiunque volesse il volume può prenotarlo qui, appena ci arrivano i 20 volumi dalla casa editrice noi li daremo. Chiunque vuole lasciare la sua mail, ci prepareremo tramite l'amico mio. Grazie. Grazie.
che ci sei stato. Prego, prego, prego.